tutti, eccomi per presentarvi la mia, diciamo, collezione di make-up, che collezione, il mio delirio di make-up. Allora, ci abbiamo, qui tengo i pennelli occhi puliti, qui i pennelli viso puliti, e poi a parte, mentre mi trucco, uso questo qui dove metto i pennelli sporchi, usati, che vanno lavati. Allora, partiamo da questa cassettierina rosa, che non ricordo dove ho preso, però mi pare un negozio di casalinghi o cose del genere. Allora, qua sopra si apre così e ci sono, vabbè, i temperini e questo è il reparto più o meno correttori. Questi sono i correttori fluidi. Elf. Questo l'ho buttato perché è finito, vabbè. Kiko. Quello della Garnier. Elf. Questo è della Opera. Insomma, correttori fluidi, e questo è un illuminante invece della Elf. Poi qui invece ci sono i correttori stick, sono quasi tutti della Lepo. Questo è quello aranciato della Lepo, questo è della Kiko, questi sono quelli minerali, di minerale puro, quello giallo, quello verde e niente, un altro temperino della Elf. Insomma, diciamo più o meno correttori. Poi nel primo cassetto invece ci sono le basi fluide, quindi BB cream, fondotinta vari, creme colorate, eccola qua, crema colorata della Naturs. E poi ci sono un po' di basi occhi, soprattutto queste basi della Elf, fondo compatto Kiko, insomma, fondotinta vari, fluidi. Poi questo secondo invece sono per lo più ciprie, Matte Fix di Essence, cipria Lepo, un tester che devo ancora provare in realtà, della Vamp di minerale puro. Poi c'è la Hollywood di Neve Cosmetics, mettere a fuoco, sì. Polvere di riso Lepo. Questo è un mini taglia di bronzer della Cremalux. Questa qui è una cipria della Elf che deve finire perché è quasi finita. E poi questo qui invece è un bronzer dell'Avon, che, oddio, vediamo se riesco ad aprirlo, che ha un colore carinissimo, è molto chiara, sembra molto perlata ma in realtà non lo è. Ecco qua. Vabbè, comunque messa molto carina, dà un effetto leggermente abbronzato senza sbelluccicare troppo, quindi ciprie. E poi ecco, il cassettino dei blush ha sempre qualche problema perché c'è qualcuno che si incastra. Ok, abbiamo questo è della Neve ed è Swing in London, sembra, sì, Swing in London. E questo qui è quello che bagnato diventa proprio rosso, rosso, rosso tipo lo smalto. Poi c'è il bronzer Elf, poi ci sono i blush della Mua, qualcosa della Elf. E questo è carinissimo, Beauty UK, in vari colori. Questo è il Fard et Terra della Elf. Vediamo se riesco a farlo. Eccolo qua, quello lì, col blush e la terra. Insomma, altri blush di H&M. E questo è un rossetto di Arbofarma che io uso da illuminante perché ha questo colore. Vedete? Da illuminante è bellissimo. Infatti lo uso prevalentemente per questo scopo. Allora, poi qui in questa tazza, che è la tazza di Babington, bellissima. E questa qui ci sono per lo più matite labbra e matitoni rossetto come questi di Elan. C'è questo intruso per occhi della Kiko perché non mi entra nell'altro, in quella per occhi. Poi c'è un correttore della Bourjois, sempre, che sta qua perché se no, è quello con roll-on, che se non sta a testa in giù si secca. Quindi lo devo tenere così. Poi la matita per sopracciglia che sto usando di più in questo periodo, che è questa della Catrice. Un pennello intruso, perché non è che sono proprio ordinatissima. E questi, vabbè, per pettinare le sopracciglia. Questo era pure uno scovolino, non mi ricordo di chi era. Forse era della Elf. E
e l'ho lavato e mi uso lo scovolino sempre per pettinare le sopracciglia. Sì, vabbè, poi lo raccogliamo. Vabbè, niente, questa è la parte labbra. Dopodiché, questo qui era la scatolina della Beauty Blender. E oltre ad esserci un po' di orecchini appesi, vabbè, ci stanno tutte le matite occhi. Sono un po' tante, vari colori, matite, matitoni, Opera, Essence, Ari Essence, Pastello della Neve Cosmetics, Essence, Minerale Puro, Lepo. Vabbè, insomma, ci sono matite occhi varie. Dopo passiamo a quest'altra cassettiera di legno che sta qua sotto. Questa qui era, l'avevo comprata di IKEA e ho visto che non la fanno più. Ma scusate, c'è l'ombra, ma c'è la luce accesa dietro. E questa qui era totalmente grezza. Poi nel mio periodo di decoupage folle ci ho attaccato un po' di pupazzi. Qui c'è il panico, va bene. Qua ci sono cose che non mi entrano negli altri. E il blush in crema della Elf, che è uno dei miei preferiti, mi piace veramente molto, che è questo qui. E questo invece è il per le labbra, è un color nude ed è un conditioner lip balm che ha fattori di protezione 15, quindi mi piace molto soprattutto ora d'estate. E più ci sono un po' di lucida labbra vari, come questo Dior, insomma. Questa è una tinta per labbra di H&M. È un rosso carino, la lince pietosa. Ah vabbè, qua poi ci sono le ciglia finte, quelle a ciuffettini. Poi in quest'altro cassettino ci sono tutti i mascara e eyeliner. Questo è vuoto, che è finito, devo trovare una collocazione allo specchietto. E poi c'è la mia Beauty Blender, almeno sta qua dentro, non prende polvere. Questo, vabbè, il piegaciglia, mascara vari, Essence, Mua. Questo è l'eyeliner della MAC, un po' di eyeliner della Mua, insomma mascara e eyeliner. Questo, diciamo, il cassettino. Poi c'è questo, invece è il reparto minerale, quindi ci sono tutti i miei cabuconi, questo è quello piccolino della, come si chiama? Della Eco Tools. Poi c'è questo discretissimo, scicchissimo della Elf, che facevano questa collezione, ma me l'hanno regalato. E questo è il fondotinta minerale della Lepo, della Wet n Wild, un po' di campioncini di mini taglie Crimalax, della Rimmel, questo è quello della Kiko, insomma più tutti i miei vari kabuki di varie dimensioni. Dopodiché, qui aiuto, allora sì, qua ci sono praticamente un pochino di quad, quindi più che altro le palettine, quelle piccine come questa qui della Essence, che io adoro. Questa, che sono due ombretti L'Or de Rouge, Beauty UK, Deborah Slick, e una terra della Kiko, una terra abbronzante della Kiko, che era cicciona, non mi entrava nell'altro cassetto, che è quella che forse avete visto in vari tutorial che voglio riuscire a finire, ma ancora la vedo molto dura. Poi risalendo qua, un altro cassetto panico, e ci stanno più che altro prodottini per le sopracciglia, come questo, che è quello il duo della Elf, che ha la parte della cera e della polvere, più fondotinta e stick vari, Elan Lepo, e questo è sempre un mascara colorato per le sopracciglia, e i correttori colorati della Elf, che fanno abbastanza pietà. Beh, insomma, robina varia che uso poco. E per finire questa cassettiera, qui ci sono tutti i rossetti e i lucida labbra. Questo è il burro di cacao che uso normalmente prima di truccarmi. Poi ci sono i vari lucida labbra, Lepo, Kiko, Essence, eccetera, rossetti, Elan, Essence, MAC, poi che c'è Kiko. Sì, questi sono quelli nuovi. No, questo è Elf. Questi sono quelli nuovi della Kiko,
i glossy, questi due, insomma un po' di rossetti, quindi più che altro le i luci da labbra, questi insomma, così, questo non c'entra ovviamente, ce l'ho fatta, sì no, io sono l'ordine fatta persona. Allora, in qua sotto invece ci stanno tutti i miei ombretti in polvere libera, quindi pigmenti e ombretti, questi sono della Levo. Qui c'è un pigmento che mi ha regalato Ilaria, questo è un omaggio, l'oro rosa di Neve Cosmetics, poi questo è un pigmento bellissimo color lavanda che mi piace tanto, di Barry M, che si chiamano i Dazzle Dust, metti a fuoco, comunque un bel lilla, ombretto della Lakshmi, meravigliosamente celeste, questo qui, pigmenti della MAC, il mio ombretto sempre in polvere libera di Mua, più un po' di pigmenti, questi è della Kiko, questi sono Collection 2000, sono verdi, e poi ce ne ho due della, questi sono Minerale Puro, Rame e Pesca, bellissimi. Poi qua ci sono invece le parti in crema, quindi sono gli ombretti in crema, gli Stay All Day della Essence, che penso ormai conosciate tutti. Questi sono quelli in crema invece della Elf, cioè l'anti-umidità. Questi sono gli eyeliner in gel della Elf, questo è quello grigio, bellissimo. E poi c'ho questo marroncino e un blu notte. Lo blu notte si è un po' seccato. Poi eyeliner in gel della Elf. Sì, della Elf, scusate, della Essence. E qui gli ombretti in crema della Kiko. Questi qui. Base Essence. Questo penso che forse ce l'avrà un sacco di persone. E sta lì nuovo, che non abbiamo mai usato perché fa pietà. E questo è l'eyeliner nero waterproof della Slick, che una volta che l'hai messo non lo leverai mai più, praticamente si tatua sulla palpebra, però è molto bello. E poi vabbè, altri pigmentini vari, questi sono della H&M, Bottega Verde, un ombretto della Kiko, insomma un po' di ombrettini vari, e due palettine, questa di ombretti in crema della Elf, questa qui è della NYC, e questa qua mi sa che sì, ho fatto un tutorial su questo. Poi discendendo, questo qui, questo cassetto invece ci sono questo ormai si è rotto dopo anni, poveretto. Questi sono alcuni ombretti della Kiko depottati, qualcuno della Essence, poi le palette, quelle gigantesche, questa, vabbè, questa è l'88 colori, poi c'è quella della Elf, la 120, insomma sono tutte le palette queste grandi. Sto cercando di ricomporre questa che ormai si è rotta e dovrei ricambiarla, vabbè. I pennelli portatili della Kiko con l'upgrade di alcuni delle Eco Tools. Vabbè, insomma cose così. Questo è il fondotinta che adoro, il mio fondotinta preferito della Lepo, che è il fondotinta effetto lifting, e niente, questo è nuovo, poi ora lo tengo, non lo apro perché aspetto comunque che finisca il... sì, sicuramente lo aprirò fra qualche mese. E qui, aiuto, altre palette, questo è sempre un po' di ombretti depottati, questi sono della Neve, un po' di Kiko, un po' di Essence, insomma ombretti vari. Poi, aspettate che questo non c'entra niente. Ecco qui, palette Mua. Questa è quella nuova che mi hanno regalato. Quella grande, la pastel, più dei brush holder, una lime... Oddio, scusate, le lenti si sono uccise così. Limetta. Insomma, un'altra palette. Qui un'altra palettona, una scatola. Vabbè, niente di che, insomma. E basta. Questa è